Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi prepariamo una pasta al forno speciale con crema ai peperoni. Per preparare 450 g di pasta che andranno bene per 4 persone ci occorrono 4 peperoni. Io li gradisco di due diversi colori perché diciamo che hanno delle sfumature di sapore diversi. Quelli gialli sono sicuramente più delicati, invece quelli rossi hanno un carattere più deciso. Poi olio extravergine di oliva, 200 g di passata di pomodoro oppure pomodorini ciliegini come questi che sto usando io, un etto di speck, 150 g di parmigiano grattugiato, una cozza di sedano, una cipolla bianca, due carote grattugiate, basilico fresco, 100 ml di panna da cucina, paccheri freschi, questi sono trafilati al bronzo, circa 6 sottilette di quelle cremose e naturalmente un pizzico di sale e un pizzico di pepe nero. Cominciamo subito. Bene, come prima cosa dobbiamo lavare i peperoni, togliere il picciolo e i semi. Facciamo quindi un'incisione in questo modo. Tagliamo a metà ed eliminiamo i filamenti interni. Se sbattiamo un pochino così il peperone, tutti i semini si scrolleranno via. Continuo e ci vediamo dopo. A questo punto li tagliamo a striscioline. Dopo li riuniamo così a mazzetto e facciamo una dadolata di peperoni. A questo punto passiamo a tritare la cipolla, quindi la sbucciamo. Tagliamo a metà. La poggiamo sul lato piatto, quindi sulla base, e iniziamo ad inciderla in modo verticale senza arrivare alla fine. Quindi la giriamo al contrario e possiamo tagliare i nostri pezzettini di cipolla in modo veramente super super facile. No, non sto mica piangendo ragazzi. Prendiamo adesso una padella. Vi consiglio un wok in realtà, perché ha i bordi alti, è molto capiente e quindi le nostre verdure cuoceranno meglio all'interno. Quindi versiamo la cipolla insieme a un giro d'olio, abbondante preferibilmente. Prendo anche un pezzetto di sedano. Lo aggiungo nella padella
Il basilico invece lo voglio mettere fresco, quindi proprio gli ultimi istanti di cottura, perché mi piace il profumo fresco del basilico. Mettiamo quindi la cipolla a rosolare. Aggiungiamo anche il sale. Il sale aiuta a far uscire l'acqua in eccesso dalla cipolla. Quindi è importante metterla mentre sta soffriggendo. Quando la cipolla comincia a diventare più morbida, quindi un po' più trasparentina, uniamo anche le carote. Lasciamo soffriggere per 3 minuti circa. A questo punto aggiungiamo lo speck che ho tritato grossolanamente al coltello. Lasciamo insaporire per un minutino circa. E dopo possiamo mettere anche i peperoni. Diamo una bella mescolata. Giallo rosso. Questa la dedico a tutti gli amici della Roma che mi seguono. Ciao! Aggiungiamo quindi anche i pomodorini e allunghiamo con una tazza di acqua. Non vi preoccupate per i pezzettoni perché dopo andrà tutto frullato. Quindi diventerà una vera e propria crema. Bene, adesso abbassiamo il fuoco. Dovrà cuocere a fuoco dolce per 20 minuti, coperto con il coperchio. Ogni 10 minuti veniamo a dare una mescolata, così almeno vediamo se si sta attaccando, se c'è bisogno di un goccino di acqua. E poi tra un quarto d'ora possiamo mettere anche l'acqua per la pasta. Guardate, la nostra crema è quasi pronta, dobbiamo farla asciugare perché, come vedete, c'è troppa acqua all'interno, quindi senza coperchio lasciamo asciugare, dopodiché va frullato tutto quanto. Nel frattempo mettiamo anche l'acqua per la pasta e saliamo. Aggiungo dell'olio extravergine di oliva sempre quando si tratta di paste fresche o di paste grandi, formati speciali, in modo che non si attacchino durante la cottura. Nel frattempo anche il nostro sugo ai peperoni è pronto, come vedete si sta asciugando. Spegniamo il fuoco e andiamo a frullare con un mini pimer. Oppure potete utilizzare un mixer da cucina. Quando avremo ottenuto la nostra crema di peperoni, potete passarla con un setaccio per togliere eventuali pezzettini di buccia, oppure la utilizzate come faccio io, anche perché diciamo che le fibre fanno anche molto bene all'intestino. Adesso dobbiamo aggiungere la panna da cucina a fuoco spento e la facciamo sciogliere. Il formaggio grattugiato. Uniamo la pasta abbastanza anche al dente, mescoliamo con un leccapentole come questo in modo da non andare a rompere i paccheri. Iniziamo a mettere la nostra pasta nella teglia. Quando arriviamo a metà ci fermiamo un attimo. Questa pasta deve essere così, bella, super cremosa, anche perché va in forno e nel forno tende ad asciugare. Quindi. A questo punto mettiamo il basilico tritato al coltello. Mettiamo le sottilette, così. E completiamo con l'ultimo strato di pasta. Spolveriamo con il parmigiano grattugiato
e mettiamo in forno per 10-15 minuti a 200 gradi in modo che faccia una crosticina golosissima in superficie. Ed ecco a voi la nostra pasta ai peperoni al forno, cremosissima e pronta per essere gustata. Guardate che spettacolo, sembra una normalissima pasta al forno, invece no, è una pasta cremosa ai peperoni. Guardate che meraviglia di cremosità e che profumo meraviglioso. Bene, adesso l'assaggio insieme a voi. Aprite la boccuccia. La faccio assaggiare alla mia mamma per voi. Mamma, apri la boccuccia. Vediamo cosa dice. Buonissime, veramente ottime. Ti piace? Sì, scotta un po'. Bene, allora vi ringrazio tanto per aver guardato questo video. Se vi va, lasciate un like e condividete con i vostri amici per aiutare il mio canale a migliorare. Io ve ne sono veramente super super grata. Per me sono molto importanti anche i vostri commenti, quindi mia madre vi imbocca un altro pochino di pasta. E i vostri commenti sono davvero molto importanti, mi piace leggerli e quindi non siete timidi, scrivete. Un bacio, vi auguro buon pranzo o buona cena e ci vediamo presto nella prossima video ricetta. Vi ricordo inoltre che mi trovate su Instagram e su Facebook. Mi farebbe piacere se seguisse anche le mie pagine. Bene, un abbraccio enorme. Ciao!